Allora ci spostiamo a Napoli per vedere cosa è accaduto il giorno dopo gli scontri, prima e dopo la partita con l'Eintracht Francoforte. 8 arresti, 5 tifosi napoletani e 3 tedeschi. Vediamo. Ci sono stati i primi arresti a Napoli per le violenze dei tifosi prima e dopo il match Napoli-Eintracht. Scene di guerriglia urbana tra cittadini e turisti, per fortuna senza feriti gravi. Ma sono in corso le indagini e potrebbero esserci nuovi provvedimenti. Dopo il comitato ordine e sicurezza in prefettura si fa il punto della situazione, durante il quale le istituzioni rispondono alle polemiche sulla gestione dell'ordine pubblico in città. Non c'è stato un contatto tra le due tifoserie, in nessun momento della 2 giorni. Ovviamente ci sono stati tentativi di sfondamento, eccetera, però è bene che sappiate che nessuno, diciamo, mi sembra, poi il questore mi dirà meglio, ci dirà meglio, nessuno tra i tifosi napoletani e quelli tedeschi ha riportato contusioni specifiche. È comprensibile che l'attenzione di tutti si concentri sui 15 minuti di Piazza del Gesù e Calata Trinità Maggiore, ma l'attività in cui le forze dell'ordine i momenti in cui le forze dell'ordine hanno dovuto fronteggiare criticità sono iniziati dal momento stesso dell'arrivo alla stazione ferroviaria del primo gruppo di tifosi tedeschi. Non è chiaro in che modo si sia svolta la collaborazione tra le nostre autorità e quelle tedesche, ma, assicurano prefetto e questore, c'è stato dialogo. Il sindaco Manfredi pone l'accento sulla necessità che le autorità internazionali, politiche e sportive collaborino di più nella gestione di questi fenomeni. Alla conferenza c'è anche il presidente del Calcio Napoli, De Laurentiis. Occhi puntati adesso sul prossimo match Italia-Inghilterra, che si giocherà in città, e ai festeggiamenti per un possibile e atteso scudetto del Napoli.